Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Sorelle e fratelli carissimi, fin dalle prime righe del libro di Genesi che apre la Sacra Scrittura e fino alle ultime righe del libro dell'Apocalisse che la chiude, la Sacra Scrittura, ci viene raccontata in questo libro la storia d'amore fra Dio e il suo popolo, fra Dio e l'intera umanità. Però questa storia d'amore ci viene raccontata attraverso vari gradini. Primo fra tutti, Dio sceglie il popolo degli ebrei perché esso diventi il suo strumento affinché le benedizioni promesse ad Abramo possano poi giungere a tutta quanta l'umanità, a tutte le nazioni, prescindendo dalla lingua, prescindendo dalla cultura e prescindendo anche dalla religione. Il popolo degli ebrei, quindi, doveva essere lo strumento di Dio a favore degli altri popoli, doveva essere coloro attraverso i quali Dio raggiungeva ogni uomo e ogni donna dell'umanità. Invece il popolo, che pure aveva compreso la predilezione di Dio nei suoi confronti e perciò aborriva gli altri dei e si comportava in modo molto più responsabile dal punto di vista morale rispetto al mondo greco-romano, il popolo aveva letto questa predilezione di Dio come una esclusiva sua contro gli altri popoli, per cui li aveva separati da sé, li considerava immondi o, come più popolarmente li definivano, come dei cani. Loro erano i figli di Dio, i prediletti del Signore, gli altri erano impuri, immondi, cani, appunto, non circoncisi come questi animali che la Bibbia considera impuri per eccellenza. Questa mentalità veniva respirata da ogni uomo e da ogni donna del popolo ebraico. Gesù stesso nella sua infanzia dovette respirare quest'aria, così come anche i suoi discepoli respirarono quest'aria. Gesù, a dire la verità, se ne liberò molto velocemente, tanto che la sua predicazione immediatamente si rivolse agli abitanti di Cafarnao, a tutti coloro che abitavano la via del mare, dove pagani ed ebrei vivevano insieme, dove c'era una commistione di religioni e di culture, mentre invece i suoi apostoli erano molto più fermi, molto più fissi su questa mentalità. E allora Gesù cerca di aprire loro la mente, cerca di far comprendere anche a loro quello che lui aveva compreso e per cui si era dovuto anche difendere nella sinagoga di Nazareth, dove appunto veniva accusato di non essere un pio ebreo. Gesù si difese dicendo che al tempo del profeta Elia c'erano tante vedove in Israele, ma il Signore mandò Elia alla vedova di Zarepta di Sidone. Gesù si difese dicendo che al tempo del profeta Eliseo c'erano tanti lebbrosi in Israele, ma che Dio mandò Eliseo a guarire Naaman il Siro e non i lebbrosi di Israele.
Per questo motivo Gesù porta fuori del territorio palestinese, del territorio del popolo di Israele, i suoi discepoli, come a far respirare loro un'aria nuova, e per questo si avviano verso Tiro e Sidone, l'attuale Libano. Lì viene loro incontro una donna cananea, una donna sirofenicia, come dirà il Vangelo di Marco. E questa donna comincia immediatamente ad urlare, comincia a rivolgersi a Gesù gridando e dicendogli di aiutarla, guarendo la figlia che letteralmente definisce malamente indemoniata. Naturalmente possiamo dire, insieme con tutti gli studiosi, che qui non c'entra il diavolo come lo intendiamo noi. Questa ragazza era ammalata di una malattia che il popolo antico non conosceva e per cui affermavano che era posseduta da un demonio. Gli ebrei, i discepoli di Gesù, dicono a Gesù: guariscila, esaudisci questa persona, vedi che fastidio che ci dà, ci viene dietro urlando, in questo modo la potremo cacciare via, potremmo tornare ad essere solo noi, i puri e duri del popolo di Israele. Ma Gesù vuole far crescere nel cuore di questa donna la fede e vuole far cambiare ai suoi discepoli la loro mentalità, troppo ristretta, troppo legata alle radici etniche del loro essere ebrei. Per questo motivo, come in una gara di salto in alto, pian piano alza l'asticella affinché quella donna possa approfondire la sua richiesta e capire bene chi lui è e perché i suoi discepoli possano capire, come già diceva il profeta Isaia, che la salvezza di Dio è per tutti i popoli. All'inizio è chiaro che questa donna non conosceva bene chi fosse Gesù, ne aveva sentito parlare e si rivolge a lui con i titoli che gli erano giunti alle orecchie: Signore, figlio di Davide, come del Messia promesso. Probabilmente questa donna era stata in tutti i santuari degli dei pagani della sua nazione, si era rivolta a tutti i medici della sua nazione senza ottenere la guarigione della figlioletta, e per questo motivo dice: perso per perso, mi rivolgo anche a questo straniero, mi rivolgo anche a costui che la gente considera inviato da Dio e Messia. Ma si rivolge a Gesù senza sapere chi in realtà Gesù è, si rivolge a Gesù come ad un guru, come a un santone, come a un personaggio, come un mago che poteva in un qualche modo aiutarla. Con lei Gesù fa fare questo salto in alto perché purifica le richieste di questa donna, non fa per lei i compiti come a volte i genitori fanno con i loro figli senza far capire bene ai figliuoli quello che stavano facendo. Vuole Gesù che questa donna cresca e capisca, perciò le fa un ragionamento a prima vista molto strano, perché questa donna era andata da lui per chiedere una guarigione, non per cercare da lui il pane. E invece Gesù a questa donna parla di pane, ma come si dice, parla a suocera perché nuora intenda, parla a questa donna perché capiscano i suoi discepoli. Infatti per loro e per tanta gente Gesù aveva moltiplicato i pani, a loro aveva affidato le 12 ceste di pani e loro, i discepoli, sapevano che cosa poteva significare quel pane. Infatti nel libro del Deuteronomio c'è scritto che non di solo pane materiale vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Nel libro dei Proverbi c'è scritto che la sapienza di Dio prepara un banchetto per tutti i popoli e invita tutti a mangiare il pane della sapienza, abbandonando la stoltezza dei pagani. Quindi contemporaneamente Gesù vuole far crescere la donna, vuole convertire i suoi discepoli.
E attraverso questo ragionamento la donna comprenderà e pian piano i discepoli inizieranno a capire una cosa che capiranno solo dopo la Pasqua e solo dopo la discesa dello Spirito Santo. Infatti questa donna intuisce, forse per il suo cuore di madre ferito dalla malattia della figlioletta, che nel cuore di Dio non ci sono figli e cani, ma ci sono soltanto figli di Dio. Non ci sono uomini e donne di serie A e uomini e donne di serie B, ma che Dio non fa alcuna differenza di persone, proprio come Pietro dirà dopo aver avuto una visione e aver battezzato il pagano Cornelio a Cesarea di Filippo. E questa donna cresce nella fede quasi convincendo Gesù a cambiare il suo stesso atteggiamento, quasi convertendo lo stesso Gesù che inizialmente mantiene con lei una certa distanza, come se fosse anche lui schiavo della mentalità ebraica, come se anche lui fosse un pochino razzista nei confronti di questa donna straniera, riprendendo le parole che Gesù le dice e portandole a suo vantaggio. Gesù le aveva detto che il pane è per i figli, non per i cani. Questa donna non se ne va stizzita, arrabbiata, imprecando contro Gesù come forse avremmo fatto io e voi. Questa donna riprende la frase di Gesù e la volge a suo vantaggio. Certo, Signore, è vero, il cibo, il pane è per i figli, non per i cani, ma quando si prepara la mensa per i figli, qualche briciola di quel pane cade per terra e quelle briciole possono mangiarle anche i cani. E a me basta una briciola del tuo pane, a me basta una briciola del tuo Vangelo, a me basta una briciola delle tue parole. Io sono convinto che saranno sufficienti per la guarigione di mia figlia. E Gesù loda questa donna davanti ai suoi discepoli. Pietro, ve lo ricorderete, da domenica scorsa era stato definito da Gesù uomo di poca fede. Molte volte Gesù aveva dovuto rimproverare i suoi discepoli perché non avevano fede sufficiente. A questa donna invece Gesù, come al centurione romano, fa un complimento bellissimo: donna, davvero grande è la tua fede. Eppure questa donna non era andata a catechismo, non conosceva le sacre scritture, non aveva una famiglia che poteva averla educata nella fede, ma nel suo cuore aveva intuito la verità di Dio, aveva capito il segreto del cuore di Dio e lì si era appoggiata, a quello si era appigliata e per la sua fede il miracolo avviene. Cerchiamo anche noi di fare questo salto di qualità, cerchiamo anche noi di non avvicinarci a Gesù soltanto nei momenti dei nostri bisogni. Noi, uomini e donne di questo secolo, che spesso viviamo come se Dio non ci fosse, che spesso frequentiamo la Chiesa e la Santa Messa soltanto a Natale e a Pasqua, che spesso facciamo a meno dei comandamenti di Dio, salvo poi rivolgerci a Lui e pretendere da Lui di essere esauditi nei momenti della nostra necessità. Permettiamo al Signore che ci faccia crescere in questo cammino di fede, affinché il nostro rapporto con Lui non sia un rapporto quasi magico, come quando ci rechiamo a un distributore automatico, mettiamo il denaro, premiamo un tasto e otteniamo quello che desideriamo, ma perché fra noi e Lui ci possa essere un rapporto personale, di amicizia, di amore, appunto, come tutta la scrittura, ve lo dicevo all'inizio, ci rappresenta. Cerchiamo di fare come questa donna con Gesù, insistere perché il Signore possa rivolgerci la sua parola e perché la sua parola sia una parola d'amore, una parola di salvezza e una parola di vita.
e approfittiamo anche di questo tempo estivo per dedicarci un po' di più a conoscere questa storia d'amore fra Dio e noi, ad approfondire quello che il Signore è venuto ad offrirci, lasciandoci alle spalle i demoni del potere, del successo, dell'apparenza, della ricchezza e accogliendo nel nostro cuore questa parola che il Signore ci rivolge e che ci fa crescere certamente come credenti, ma ci fa crescere e ci realizza anche come uomini e come donne. Buona continuazione di estate a tutti.